Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale, il canale dello Stano Nerd. Oggi torniamo su Cyberpunk 2077. Dobbiamo ancora addormentarci, mi ero praticamente salvato la partita poco prima di addormentarci, dopo che vi ho salutato ovviamente nell'ultima puntata. Abbiamo aiutato Panam, adesso toccherà a lei ricambiare il favore. In questo caso speriamo di fare le cose fatte bene. Ultimamente stiamo sbagliando qualche scelta, o perlomeno ci stiamo vincolando un po' troppo, secondo me, in certe situazioni. Mi Vediamo chiamo adesso. Dakota Smith. Se stai cercando dei lavori, io posso procurarteli. Sto per vomitare. Agli Aldecaldo, ma non sto più con loro. Io sono V. Ero nei Bakkar. Eri, passato. E ora? Ora non più. Capisco. Mi farò sentire, V. V, uno dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere nella tua zona. Ricevuto. Dal main adesso no. Cerchiamo adesso di fare quello che spetta a noi, e non è facile, ripeto, qualche scelta secondo me la stiamo sbagliando, o perlomeno ci stiamo dilungando troppo. Adesso Panam. Ehi. Ciao. Sto controllando le sospensioni. Ci servono ammortizzatori perfetti. Ci sarà da ballare. Hai dormito bene? Non mi lamento. E tu? Abbastanza riposata? Hai avuto un incubo. Ti ho sentito gridare. Davvero? Non preoccuparti, ci sono abituata. Quando Mitch e Scorpion sono tornati dalla guerra, ogni notte era un continuo. È andata avanti per mesi. Qualunque cosa sia, ti passerà. Lo spero. Ti è venuta qualche idea? Per Hellman, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Ascolta. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la V, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare il muso. Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice? Quella ci tornerà utile altrove, con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione, una centrale satellitare. Una centrale satellitare? Sì, dovremo entrarci. Fin qui ci sono. E poi? E poi colpiamo. Colpiamo la V con un EMP. Ma certo. Quando la V sarà a portata, causeremo un impulso elettromagnetico. I circuiti a bordo si friggeranno. Che significa? Si spegneranno i motori? Si spegnerà tutto, compresi i motori. Comandi, navigazione, sistemi di comunicazione. Non sarai, troppo ottimista. Chi ci dice che la V sorvolerà proprio la centrale? Nessuno, certo. Ma non sarà un problema, vedrai. Ci sarà da saltare un bel po', ma non te ne pentirai. Sembra bella Ho sicura. Anche pianificato tutto. D'accordo. perché Andiamo. non abbiamo molta Ottimo. scelta. Che Sali, si gela. cazzo fai? Boh. Andiamo a fare sta roba, speriamo bene. Non sembra essere. Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. V, guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Ti piace fare incazzare i corporativi? Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, i RAF. Occhio a ciò che dici, V. A te piace fare incazzare tutti. Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Io una volta ho dovuto portare una vera iguana. Davvero? Un'iguana viva? Già, qualcuno l'aveva sedata e messa in un congelatore. Non so perché. Ma quel lavoro mi ha fruttato un sacco di soldi. Tocca a te. Hai di meglio? Il vice direttore finanziario della Caucaso. Oh, direi che siamo pari.
Non so chi sia. Morto, nel bagagliaio. Ah. Ok, hai vinto. Possiamo skippare o... Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Vediamo. Ah, proprio così. Calibriamo la torretta su di te. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Beh, certo. Connettiti qui. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack. A volte fa un po' gioco. Sono connesso. Un attimo. Prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora, Panam, ti presento Johnny, nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, Vi. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus, quello sulla nuca. Non è un virus, è solo un piccolo malware. Col tempo ti ci abitui. Vaffanculo. Può influire sulla calibrazione? Vedremo. Ok. Incrociamo le dita. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Bene, prossimo bersaglio. Colpo singolo. Ma dove? Ok, un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile. No, non fatto, stavo per dire. Mi chiedo come funzioni contro un bersaglio in movimento. La torretta è calibrata. Avrai un sistema di supporto. Fa solo attenzione al rinculo, a volte ti sbilancia un bel po'. Minchia. Allora dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Conosco un punto. Da lì avremo una buona visuale. Attenzione. Voglio solo controllare che l'aria sia scombra. Sabotare una centrale corporativa, assaltare un convoglio corporativo, rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me, di 50 anni fa. A parte il carisma è un cazzo impressionante. Forse andremo d'accordo dopo tutto. Forse non hai tutti i torti. Ciò che è successo ha avuto qualche effetto. Sei più simile a me di quanto pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile. Chi lo sa, magari sì invece. Se non mi fa saltare vuol dire che siamo vicini. Anche perché sta andando veramente piano, infatti. Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Ottimo. Le antenne arrivano fino all'interstatale. Scateniamo una reazione a catena dall'unità di stoccaggio. E ogni antenna emetterà un intenso impulso EMP. E il nostro AV volerà dritto nella rete. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Cominciamo. Arrivati alla centrale, sovraccarica i sistemi. Io creerò un bypass per il detonatore. Sovraccarica i sistemi. Sì, signora. Quando iniziamo? Anche se spero non sia troppo complicato. Lo è? Non dovrebbe. Ti basterà girare tutte le valvole che trovi. Tutto al massimo. Capito. Insomma. Ok. E ora che si fa? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della B. Bene. Perfetto. Bene, ci siamo. Di giorno si lavora meglio. Qualche Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Rogue aveva ragione. V. Ha detto che eri brava e aveva ragione. Sì, immagino di sì. Ma dobbiamo ancora prendere quella V. Quindi aspetterei prima di incensare la Santa Rogue. Sai cosa? Credo di averti capito. Attenzione. Oh, ma davvero? Scegli, chiudere la missione o dimostrare che Rogue aveva torto.
Fanculo. Faccio entrambe le cose. Insomma, saltiamo la corsa, possiamo saltarla finalmente. Ok, siamo pronti. Arriveremo tra poco. Ripetiamo. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Ok. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Attenzione. Preparati. Siamo pronti, ragazzi, vai. Ok, sono pronto. Droni! Ci penso io. Pensaci in fretta prima che ci colpiscano. Calma, ragazzi, ce la facciamo. Tutto qui. Se ci sbrighiamo. Con calma, ci arriviamo. Porco zigolo. Attenzione. Trova i comandi. Amo. Io connetto il detonatore. Presto, vi. No, merda. Dai, respira. Non adesso. Oh, merda, forse abbiamo un po' esagerato, Panam. Te la caverai. Mica troppo. Le vedi? Tutte illuminate e intermittenti come un albero. Vedi uno spettacolo. E l'hai avuto. Cazzo, sì. Andiamocene da qui prima che accenda anche noi. Ho la, come la sensazione che useremo ancora la mitragliatrice. Scappa prima che succeda qualcosa al cibo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere. Dico un po' sul di serio, sole. Occhio, la prossima. Johnny. Attenzione, non abbiamo più Johnny. Porca troia. È tornato. È tornato Johnny. Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Vai, vai, vola, vola. Quella collina, ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok. Questa cazzo di macchina almeno cosa di buono la fa. Possiamo scendere o guardiamo? Guardiamo. Tieni. Eh? Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Ok. Non se lo aspetteranno mai. Attenzione qui. A proposito. Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Capito. Come ti fa sentire? Abbiamo una sola possibilità, Panam. Non possiamo sbagliare. Non temere. Finisco sempre ciò che inizio. Sempre. Speriamo, dai, speriamo bene. Stavo notando. Cosa? Il silenzio. Il ronzio della città. Le voci delle persone, gli odori. È tutto sparito. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Thornton. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Speriamo bene, ragazzi. Allora, immagino che devo prendere quadrato. Aspettiamo che lei ci dia il segnale e poi si parte, ragazzi, facciamo danno. Eccolo, arriva da Pacifica. D'accordo, preparati. Ancora un secondo. Un secondo. Ora. Via. Boom. Ecco fatto. Merda, che succede? Che succede? Cazzo. No. Cazzo. Peccato. Cozio. Panam, il motore funziona ancora. Cazzo, si allontanano. Non per molto. Dobbiamo seguirlo.
Solo un attimo. Immaginavo. Panam, che stai facendo? Così si fa. Porco zio. Quel bastardo è nostro. Andiamo. Colpito. Non riuscirà a restare in volo dopo una botta del genere. O a terra o si schianta. Tanta roba. Sì, AV non identificato. Perde quota. Mitch, Scorpion. Che diavolo combinano? Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria Mitch, dovrebbe Scorpion. Reggere. Qui Panam. Non avvicinatevi alla V. Ripeto, non avvicinatevi alla V. La sicurezza sta arrivando. Però inizio alla festa senza. Era Kang Tao. Aspettami. Anzi, va via da lì. Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti, senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo. Merda! Ho 3 tracce sul radar. Roni? Sì, preparati. Cercherò di rallentarci. Non glielo permetteremo, dobbiamo raggiungere Mitch e Scorpion. Cazzo di droni che si muovono tutti. Cacchio, ma pure se li prendo. Aia. C'è un problema. Non spara. Cazzo, mi sa che è ancora inceppata. Lo sistema. Tieniti, passo all'autopilota. Inceppata, porca puttana. Ci sono le calcagna. Panam. Lo so. Non vorrei che morisse, Panam. Fermi dal cazzo. Non si vogliono aprire. Ancora un secondo. Cazzo. Panam. Niente, sto bene. Ok, dove andare? Per il momento, almeno. Un momento è ciò che serve. Ragazzi, è difficilissimo prendere sti cazzo di droni. Due presi? Manca uno, bastardo. Che cazzo, vaffanculo, va. Porco zigolo. Vediamo un po' dove atterra. Dobbiamo salvare gli amici di Panama ancora. Questi qua si sono lanciati per andare ad aiutare le persone. Visto, dietro quella collina. Ok, si è schiantato. Non meno di cui preoccuparci. Attenzione. Oh, Panama, tutto ok? Un proiettile vagante. Pensi di farcela? Certo. Niente di serio. Non preoccuparti. Oh, non morì che stiamo a fare il bordello. Scorpion. Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta. Porca puttana. Qualcosa non va. Hai sentito quegli spari? Vi, gli è successo qualcosa. Controlliamo. Vedo il relitto, ma non Scorpion, né Mitch. Dovremmo scendere, secondo me. Sembra scaduto. Cazzo. Ce n'ho io un po'. Vi, connettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Andiamo. Sei connessa al visore. Vi, si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpio. Non posso. Lo so. Connesso. Ho il controllo. No. Oh mio Dio. Scusa, non ho l'impatto. Mi dispiace. Il tuo clan. A De Caldo. Sì. Sono morti. Tutti quanti. Non preoccuparti, non possiamo saperlo. Corporativi del cazzo. Mitch è vivo. L'hanno preso.
Hanno un lanciarazzi. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. Niente. Dobbiamo cercare in questa zona, insomma. Possiamo eliminarlo in qualche modo? Forse. Ma prima dobbiamo arrivarci. Ho 5 Kang di pattuglia. Ok, dai, abbiamo capito. Se non fosse stato per quel cazzo di glitch li avrei avvertiti. Ma è tutta colpa mia. Stai calma. Perché diavolo stavano seguendo la V? Idioti. Ascolta, abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono. Andrà Mitch è ancora vivo per adesso. Attento al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Sei già ridotta male. Non dire cazzate, è solo un graffio. Distruggiamo quel lanciarazzi. Io cercherò di... No, tu resti in auto. Mi spiace, ma finiresti solo per rallentarmi. Col cazzo, V! Quelli sono i miei amici! Ascolta, appena tolgo di mezzo quel lanciarazzi, ti avviso. Poi potrai venire ad aiutarmi con il resto, ok? Minchia, che missione del cazzo! Ordini, comandante. Ok. Ho ancora il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Buona idea. Procediamo. E niente, raga, qua dobbiamo stare attenti che elimina la torretta. Insomma, zona ostile, non si capisce un cazzo. Allora, ci vediamo sempre meno, eh. Vediamo comunque poco. Io sotto tiro! Forza! E zitta, cazzo, fammi arrivare piano. Che devo scansionare la roba. Attenzione lì. Esci allo scoperto! Non ce la fanno più! Individuazione sospetto! Esci allo scoperto! Esci allo scoperto! Individuazione sospetto! Ma... ma che cazzo vuol dire? Scusa, vado! Ma che cazzo, vado, lo posso sparare? Ma questa gente qua, porco zio, una madonna! Raga, cioè, ma porco... Poi siamo senza armi. Vai, vai. Porco di quel cane, quel fuoco. Oh. Occhio al bestione volante. Andate a fare in culo! Dov'è il bestione volante? Dove avevo detto l'auto? Ok. Cioè, se mi beccano da qua mi incazzo. Dio.
dentro prima che lo facciano loro. Minchia, raga, ma veramente, cioè, continua ad esserci difficoltà proprio nell'assimilare i colpi. Porco zio. Porca puttana, vaffanculo, va. Oh, sì, ma sei un cazzo. Dai, che merda. Cioè, guardate quanto ci vuole per ammazzarli. Sì. Ok, dai, andiamo. Lo so, che cazzo ti devo dire, Vi? Come cazzo entriamo qua? Apri il portello, ti copro. Ok. Ora, state indietro. Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo. Ripeto, calmati. Gettate le armi. Possiamo adesso risolverla senza ulteriori morti. Abbiamo chiamato rinforzi. Stronzato! Che cazzo. Non trai di settembre, ragazzi, eh? Oh, questa è l'arma sempre. Stai bene? Solo qualche graffio. Che testa di cazzo! Ti hanno colpito? Aspetta, ti rappezzo. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato a sparare razzi. Li ho persi tutti. Tutti quanti? E Scorpion è qui. Mitch! Lui sta bene, vero? Panam, mi dispiace. Non ho fatto in tempo. Ah, no. No! Ne sei sicuro? No, lui... Cosa sta facendo poi lì con l'arma? Scorpion e gli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è, perché? Mi serve il tizio che era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quella MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'è la ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Panam, ascolta. So che non è un buon momento, ma mi serve Hellman. Hai promesso di aiutarmi. Vale ancora? Mantengo sempre la parola. Mitch, troverò quei figli di puttana. Lo giuro. Va, io chiamo i ragazzi e do una ripulita qui. Ti lascio la mia auto. Non si sa mai. Occhio alla torretta. Tende a incepparsi. Useremo le moto. D'accordo. Wow, sì. La Kang Tao ha perso i contatti con il suo hobby. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Sì, ma sì, Panam, sì, sì, cosa? Sì, sì. Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Ovvio. Andiamocene, prima che mandino i soccorsi. Andiamo. Scorpion e gli altri. Senti, so che cosa provi. Davvero. Ti aiuterò a pareggiare i conti con la Kang Tao. Li farò fuori, Vi. Dal primo all'ultimo. Penso. Siamo sulla stessa barca. Fino alla fine. Sai che ti dico, Vi? Sei un amico. Mi hai dato una mano con Nash. Mi hai dato una mano con Mitch. Direi che ti devo un favore. Quell'Hellman. Ti aiuterò a trovarlo. Ah, quindi è così. Stai ripagando i tuoi debiti. No. Tra nomadi ci si aiuta sempre. Oh, quindi ora sono dei vostri. Molto bene. Andiamo. Spero non siano troppo lontani. Vedremo. Le tracce iniziano qui. Le seguiremo. Sono passati di qui! Seguiamo le tracce e troviamoli. Allora. Oh, è sai, no? Sì, raga, via così, via col vento. No. Scorpion diceva che avrei odiato Night City. Ti conosceva così bene?
forse meglio di quanto mi conosca io. Meglio così, raga. Dicevo che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette. Un paio di termos di caffè. Bella sta cosa. Ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Merdami. Perché va tutto di merda, merda, merda? Io vedo solo cemento crepato e ruggine. Se pensavano di chiamare i loro amici, devono aver avuto una brutta sorpresa. Attento, Vito. Porco. La moto è una figata pazzesca comunque. Scendiamo da sta cazzo di moto. Gesù. Cazzo, potevamo usarla nel nostro piacimento e invece no. Aspetta che devo ammazzare subito il cecchino che mi sta sul cazzo subito, veloce. Vendiamo cara la pelle. Dove è andato, cazzarola? Sparate, sparate! Vedo un cecchino, occhio! Ok, perfetto. Grande V, ottimo lavoro. Perché cazzo prima. Questo è per i miei amici, stronzi! Addosso! Il bersaglio si nasconde! Ingoia piombo e sta giù! Stai zitta, cazzo, sembra che parla lei così. Ci stanno schiacciando! Stanatelo! Bloccatelo! È ora di morire però, dai! Ma quanti. Allora, il fatto che mi fa arrabbiare veramente tanto è che io devo praticamente scaricare il caricatore addosso. E loro bastano tre colpi precisi in faccia. Beh, ci sono quasi addosso. Che cazzo dici, dai? È ora di farla finita! Poi è più debole rispetto a quello che io. Che cazzo è? Oh mio Dio, eccolo qua. Maledizione! Forza, V! Ragazzi, il caricatore addosso, io ho sparato. Se riescono a riorganizzarsi e chiedere aiuto, siamo fottuti. Allora sbrighiamoci. Cioè, il caricatore addosso, io ho dovuto sparare, ma porca puttana. È una delle nostre. Delle loro auto. Diamo un'occhiata. Non so se troveremo altro qui. Andiamo. Qui non c'è nessuno. Meglio scoprire dove l'ha portato la Kang Tao. È in fretta. Di qua possiamo entrare. Tracce d'olio. Hanno lasciato qualcuno sulla pista. Il resto è con Hellman. Porco zio. Avrei fatto lo stesso. Cercheranno di chiamare rinforzi. Non gli conviene attraversare il deserto senza copertura. Spero che Mitch abbia contattato gli Aldecaldo. Quelle cazzo di interferenze. Lo raggiungeranno, tranquilla. Niente, ragazzi, prendiamo le moto. Cosa? È la storia della mia vita. Esco da un mucchio di merda solo per finire in un altro ancora più grande. Hai visto? Panam. E trascino con me tutti gli altri. Ho chiuso. Hai capito, V? Se scazzo ancora, farai meglio a darmi un bel calcio nel culo. Ma tu non hai scazzato niente. Promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Ci conosciamo da 10 minuti e già devo fare promesse. Cazzo. Tutto bene. Se ce la facciamo a piedi, raga, finiva domani la puntata. Ok, intanto diciamo che bene o male la nostra missione con un po' tra un po' di casini sta andando in porto. Le tracce portano sulla collina. Porco zigolo. Punto strategico. Che frenate brusche, ma che grafica, ragazzi. Porca puttana. La PC è tutta un'altra storia, non ce n'è. Ok, ti copro. E mego giù. Droni,
Pattuglie. Si sono accampati per bene. Vedo. Avranno chiuso Helmand da... Ragazzi, non è una missione facile questa. Le pompe sono in buone condizioni. Non sembra del tutto abbandonato. Potrebbero aver chiamato rinforzi. Lo scopriremo presto. Che parte? Dobbiamo cercare sto cazzo di... Sì, dai. Allora, stiamo lontani. Penso di aver capito un attimino cosa fare. Vedo delle auto, nomadi. Le riconosco. Sono del clan. Facciamoci beccare. Anche perché veramente, cioè, se questo qua spara, ci spacca tutto. Cazzo, vi! Oh! Sono dentro. Helmand, deve essere lì. Porco zigolo. Ragazzi. Sono in tanti, eh. Un attimo concentrato, ragazzi, Non cercare di capire effettivamente che cazzo è questo. Non sparare. Sono disarmato. Eccolo. È il mio distributore. Mi chiamo Marty. Quei corporativi del cazzo sono arrivati. Ah, cazzo. Portavano con loro un uomo. Mi serve. Un civile. L'avrai sicuramente visto. Non sono cieco. Dove lo tengono? Però... Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. Se mi vede intanto qualche cazzo di arma, magari. So dove tengono Helmand. Io vado lì. Ok, ti copro. Porco. Non potevano saperlo. La rotta era criptata. Forse non sono nomadi? E chi sono allora? Non lo so. Vecchi capi del tizio qui sopra. Cazzate. Se così fosse, avrebbero inviato un'intera unità. E ora non saremmo qui a parlare. Ma
prendo molto volentieri le granate. Prendo molto volentieri anche questo. Chi ti manda? Ehi, calmo. Dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka? Volete portarmi indietro? Lo scarafaggio non sa più dove scappare. Ha esaurito le alternative. Tappagli quella bocca. Non sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatto un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura, di te o della Arasaka. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Ok, direi che ci siamo, tocca andare via. Qui è un gran problema, come cazzo usciamo? Chiamo Takemura. Chiamiamo Takemura. Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Ma qui è un casino. Bisogna capire se è stata la parte di Takemura. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo, a dopo. Ok. Da portarcelo dietro adesso sto cazzo di Takemura. È di Emma. Dove potete parlare con calma. Vero. Adesso come non farci sgamare, insomma. Sembra che il tuo... È lui? Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Ottimo! Ragazzi, grazie mille. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? Devo solo fargli alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. Sicuro? So. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Mm-hmm. Spero ne sia valsa la pena. A voglia. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo, voltati pure, fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento, di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no. Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpio e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Porca sul cazzo. Sei un po' sul cazzo quello. Ehi, non preoccuparti per Sol. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però a lui frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirvi. Era preoccupato che potesse succederti qualcosa.
Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirvi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Sol, il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Ah, lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Oh, ma ci sta. Me la caverò. E tu... tu fai attenzione, va bene? Immagino che sia finita. Alla prossima. Stanno arrivando. Avete un minuto. Muoviamoci. Alla prossima. Abbi cura della moto di Scorpion. Adesso è tua. Sì. Non si sa come arriveremo, secondo me, però va bene. Ok, ok. Ehi. Dove sono? Cos'è questo posto? Un motel, in mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Non importa. Tanto non puoi scappare da qui. Perché siamo qui? Voglio parlare della tua invenzione, il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo. Ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Eh? Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Non mi manda nessuno. Ho un problema e tu mi aiuterai. E questo cos'ha a che fare con il biochip? Ho il costrutto di Silver End nella testa. Mi sta facendo letteralmente impazzire e non fa altro che peggiorare. Devo rimuoverlo. Questo non c'era sulle pubblicità. E neanche sul contratto. Silver End? Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? È una lunga storia. Se la Arasaka mi trova, sono morto. E anche tu. Quindi, non abbiamo fretta. E la cosa mi interessa. Davvero. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ma ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip. In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso, qualcosa di più... cosciente? Aggressivo? È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silver End. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara! Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo! Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Oh, ma che fortuna. Ho la versione più incredibile di tutte. Quindi mi aiuterai? Niente male. Dovrei vederla prima. Ok. Incredibile. Sembra che... incredibile, un corporativo ci sta aiutando. Hai visto? Ragazzi, spettacolo, sono immerso praticamente nella storia. Oh, cazzo! Che c'è? Che succede? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene. Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare indipendentemente dal chip. Cazzo. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta. ...è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu.
cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli? In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuoi dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Che vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili, almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico, un terrorista, un pazzo suicida. Beh, cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti sarei io. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico in questa fase. Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicuro? Sarebbe divertente. Johnny. Scherzo, ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Sai che ti dico, ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Sì. Verrai con me alla Kang Tao. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Li hai qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. Sicuro. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Vi, non lo dimenticherò. Ah, che caldo. Ho la gola completamente secca. Ah, Vi non ti ha nemmeno offerto un bicchiere d'acqua. Inaccettabile. Hai visto? Cristo santo, guarda qua. Io sono diverso. Ne avrai assecchiate. No. Ah! Non serve. Figli di puttana. Se vuoi dire qualcosa, dilla. È evidente che c'è qualcosa che ti rode. È da un po' che cerco di capire come sei fatto. Per sapere con chi ho a che fare. All'inizio pensavo che fossi solo sfortunato. Ma dopo un po' ho capito qual è il tuo vero problema. Eri un ragazzo delle Badlands. La famiglia era tutto. Ma a Night City non sei nessuno. Il meglio che riesci a fare è derubare gli scav. Sei l'ultimo dei mercenari. Certo che sai molte cose del mio passato. Beh, ho visto dei flash del tuo passato. Proprio come tu hai visto flash del mio. Mi interessa poco. Vorrei capire solo perché sei così appiccicoso. Penso che possiamo lavorare insieme. Non sarebbe male. Il tuo piano non ha senso. Distruggere la Rasaka. Non so nemmeno cosa significhi. Ogni cosa ha suo tempo. Sei pronto? Il tuo obiettivo è demolire la Rasaka, seppellirla. Il mio è stare a galla. Sembrano entrambi piuttosto concreti. E coincidono anche abbastanza. Tu devi entrare nel Mikoshi per salvarti la vita.
Una volta lì, io potrò distruggerlo. Rieccoci alla tua crociata. Entriamo nel Mikoshi e sovvertiamo il sistema. Ok. Ti dico perché voglio distruggere l'Arasaka, ma te lo dico una volta sola. Vuoi saperlo? Ovvio. Ok. Ho visto le corporazioni togliere l'acqua ai contadini. E poi anche la terra. Le ho viste trasformare Night City in una macchina infernale, alimentata dalle sofferenze, i sogni infranti e le tasche vuote della gente. Le corporazioni controllano le nostre vite, se le sono prese, e adesso vogliono anche le nostre anime. Hai ragione. Impossibile darti torto. Si vede comunque dalla città come messa. Vi, non ho dichiarato guerra al capitalismo perché era una mia spina nel fianco o perché avevo nostalgia di un'America scomparsa. Questa è una guerra del popolo contro un sistema totalmente fuori controllo. È una guerra contro le fottute forze dell'entropia. Lo capisci? Bisogna fare tutto il possibile per fermarle, per sconfiggerle, per distruggerle. Se devo uccidere, uccido. Se mi serve il tuo corpo, allora me lo prendo. Porca puttana. Ora non capisci, ma un giorno ci arriverai. Guardate che non è che c'è molto da... c'è molto da dire, manca poco, eh. Comincia la strada di... stiamo sempre peggio. Stiamo sempre peggio. Allora ragazzi, io direi che anche per oggi la puntata di Cyberpunk 2077 termina qui. Abbiamo trovato Hellman, forse cominciamo a trovare delle soluzioni riguardo il nostro problema, cioè non morire, e vediamo un attimino se riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, e poi una volta quello, da quanto ho capito, cercare di distruggere l'Arasaka. Ragazzi, mi raccomando, qualora il video vi fosse piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale qualora il video comunque vi piacesse, la saga soprattutto vi piacesse. A me il gioco sta prendendo veramente veramente tanto, speriamo di poterlo concludere in tempi brevi perché ci sono tanti altri giochi da portare. Io vi ringrazio, seguitemi su tutti i miei social, Instagram, Facebook, TikTok, tutto sotto link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Buon game a tutti. Ciao ciao.